Se 10 anni fa, quando giocava con i dilettanti del Ferentino in provincia di Frosinone, gli avessero detto che un giorno avrebbe segnato la Juve, Juanito Gomez avrebbe pensato a una presa in giro. Mai dire mai, il gol che all'ultimo respiro il 28enne argentino ha rifilato ai bianconeri non soltanto ha dato al Verona un punto meritato, considerato che Doveri e il suo assistente Stallone ne avevano combinato di cotte e di crude. Inopinatamente ha messo anche a nudo la fragilità difensiva dei campioni d'Italia, che statisticamente soffrono quando Barzagli non gioca titolare. Al Bentegodi hanno perso Chiellini in corso d'opera e sono andati in barca per 2 volte, sempre su calcio piazzato. Bastava guardare la faccia di Conte dopo il 2-2 per capire quanto fosse imbufalito. Eppure, la Juve conserva 9 punti di vantaggio sulla Roma, fermata dalla Lazio nel derby, sebbene abbia una partita da recuperare. L'avversario è il Parma e, come annota Garcia, il successo sugli emiliani non è per nulla scontato. Ma Conte è fatto così, non tollera i cali di concentrazione. Ne sa qualcosa Quagliarella, escluso dalla lista Europa League, nemmeno convocato per Verona, scavalcato da Osvaldo Vucinic e Giovinco nella gerarchia offensiva che al vertice ha gli inamovibili Llorente e Tevez, a quota 13 dopo la doppietta all'Hellas, primi 2 centri 2014 dell'argentino. Napoli e Fiorentina hanno rosicchiato 2 punti alla Juve e alla Roma. Contrariamente a ciò che aveva fatto a Bergamo, Benitez contro il Milan ha schierato subito Higuain, Hamsik e Jorginho. La differenza si è vista subito. La difesa di Seedorf, la prima sconfitta in campionato da quando ha sostituito Allegri, è la quinta peggiore del campionato. Ha preso 35 gol in 23 gare. Qui risiede il peccato originale di un torneo disastroso, che vede l'unica squadra italiana superstite negli ottavi di Champions League, decima in campionato e staccata di 30 punti dalla capolista. Tarata ha mostrato buoni numeri, ma quelli veri li ha dati Higuain, 17 gol in stagione, 12 dei quali alla sua prima Serie A. Le lacrime di Balotelli, che ha il diritto di piangere senza essere sottoposto all'ennesima seduta psicomediatica, hanno distolto l'attenzione dai persistenti problemi di un Milan senza capo né coda. La convalescente Inter ha vinto la prima partita nel 2014, la seconda nelle ultime 11 gare, grazie all'inzuccata di Samuel che ha affondato il Sassuolo. Hernanes ha bisogno di tempo per inserirsi, ma è un acquisto di alta qualità. Il secondo colpo di mercato, Tohir l'ha centrato silurando Branca, che dopo il 2010 non ne ha azzeccata una. Il Bologna ha cancellato subito Diamanti con il colpo di Torino, dove Cristaldo ha piazzato omicidiale 1-2. I detrattori del neoacquisto del Guangzhou hanno subito ricordato come Diamanti non ci fosse nemmeno a Cagliari, dove gli emiliani colsero la prima delle loro 2 vittorie esterne. In realtà il Bologna, inteso come società, deve augurarsi che la squadra giochi sempre come ha giocato a Torino, perché se i rossoblù si salvano dopo aver salutato Gabbiadini, Gilardino, Taider e Diamanti, firmano l'impresa dell'anno. Mentre l'Udinese sta sempre meglio e non è un caso che le 3 vittorie consecutive fra campionato e Coppa Italia coincidano con il ritorno al gol di Antonio Di Natale, le genovesi risalgono in coppia. La cura Mihajlovic funziona, 5 vittorie, 4 pareggi, 2 sole sconfitte. Gasperini ha subito cancellato la delusione del derby, perso andando a vincere a Livorno. Continua il disastro arbitrale, Guida a Firenze ha negato 2 rigori all'Atalanta, Doveri a Verona non ha visto 2 rigori per il gialloblu, Non Pago, con la decisiva complicità dell'assistente Stallone, ha convalidato il secondo gol di Tevez e la rete di Toni, nonostante fossero in fuorigioco. Rocca Marassi ha annullato il gol di Sau, bellissimo e regolare, Peruzzo a San Siro ha tolto un rigore evidente all'Inter, che non riceve un penalty dall'8 maggio 2013 e, se continua così, fra un po' festeggia un amaro compleanno. Poi Nicky si alza e dice che la moviola in campo è la fine del calcio. Grazie a Dio il calcio resta e i Nicky passano. Speriamo presto.